Allora andiamo a conoscere un altro ragazzo molto simpatico che si collega con noi dal backstage. Con lui c'è la seconda concorrente che si presenta con un brano inedito e andiamo a conoscere Walter Piva. Walter! Eccoci, buonasera, buonasera, mi sentite? Dite sì! Certo! Eccoci, eccoci. Allora, io mi hanno detto di stare a un metro di distanza dagli uomini e un po' meno dalle donne. Chissà com'è. Quindi, adesso presentiamo Giorgia Cataldo che ci porta un inedito, Dirti addio, un inedito di... Cataldo Giorgia. E vabbè, dai, una cantautrice è una cosa rara di questi tempi. C'è la mascherina che continua ad andarmi giù. Questo brano lo porti, è una scelta, perché? Lo porto perché... è un cambiamento che ho fatto negli anni, lo porto perché è dedicato a una persona molto speciale e glielo dedico. Bene, allora in bocca al lupo. Giorgia Cataldo. Grazie, grazie Walter. Allora, aspettiamo che Giorgia arrivi sul palco. Abbiamo detto i primi tre concorrenti presentano tutti e tre un brano inedito, in questo caso Giorgia è proprio una cantautrice, quindi la presentiamo, eccola qui, Giorgia Cataldo. Benvenuta, emozione? Quanto basta? Sì. Allora, come si intitola il tuo brano? Dirti addio. Dirti addio, ti lascio il palcoscenico. Grazie. Giorgia Cataldo. Grazie. Giorgia Cataldo.
Aldo. Complimenti, Giorgia. Splendida voce. Grazie. Ci siamo rilassate un pochino? Sì. Sì, dai. Adesso è il momento più bello, no? Quando si finisce l'esibizione. No, il momento più bello è qua. Oh, dopo no? Questo dopo volevo sentire, perché gli artisti quando sono sul palcoscenico lì è la passione vera. Com'è nata questa passione tua? Questa passione nasce da mia mamma. In due parole. Mia mamma canta e mio papà suona. Vabbè, e allora, un po' figlia d'arte, diciamo così. Dai. Sì, dai, un grande in bocca al lupo. Grazie. E vediamo cosa succederà dopo. Certo, grazie mille. Grazie Giorgia, ciao. Grazie a te. Sono tanto.